Buonasera a tutti, benvenuti alla 19ª puntata di Wrong Course. Questa sera parleremo di adolescenti a scuola. Siamo al terzo appuntamento di questa serie particolare. Abbiamo ospite un'insegnante, Valentina Marchini. Ciao Valentina, che ha scelto il sottotitolo della puntata. Quale scuola per quali allievi? Parleremo ovviamente di formazione, ma lasciamo a Valentina presentarsi in modo più ampio e dirci il perché della scelta di questo titolo. A te Valentina. Ciao, ciao a tutti, ciao Matteo, è un piacere vederti, anche se alla fine di una lunga e stancante giornata di lavoro, che per noi insegnanti e impiegati è sempre un po' pesante e con tante cose da raccontare. Allora, io effettivamente faccio l'insegnante, ma sono una figura di insegnante un po' particolare, io sono un formatore più che un insegnante, anche se i ragazzi sono sempre gli stessi, sono i ragazzi, mi chiamano prof, io e i miei colleghi siamo un'equipe, una squadra, diciamo, di lavoro, e lavoriamo non in una scuola statale, ma in un ente di formazione, cioè un centro di formazione professionale. Questi centri esistono da tantissimi anni, sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalla regione, possono essere privati, possono essere di, diciamo, di emanazione religiosa o di altra estrazione, ma ciò che li accomuna è un accordo, quindi una convenzione, un accreditamento da parte appunto delle regioni a poter svolgere questi corsi, che sono corsi di istruzione e formazione professionale. Cioè, hai capito qualcosa? Perché tutti mi dicono assolutamente sì, sei chiarissimo. D'altra parte il tuo lavoro presuppone saper comunicare, hai chiaramente riassunto quella che è la cornice del tuo lavoro. Quindi addentriamoci ulteriormente. Addentriamoci. Beh, intanto io sono inquadrata come impiegata più che come appunto prof, quindi io faccio le 8 ore, ho del lavoro d'ufficio da fare e ci occupiamo anche di corsi per adulti, perché la formazione professionale è appunto non solo limitata ai ragazzini in età scolastica, ma è, diciamo, verte anche sulla formazione continua, cioè la lifelong learning. Questi concetti sono molto più diciamo noti all'estero a volte che in Italia. All'estero questo tipo di scuole si chiamano VET, Vocational Educational Schools, e in realtà in certi paesi, soprattutto in Francia, da dove vengono molte di queste, diciamo, idee, sono molto più conosciuti e anche molto più forti, più, diciamo, più valutati. Proprio perché noi abbiamo un rapporto strettissimo con il mondo del lavoro. Quindi anche un ragazzino che esca dalla terza media e abbia già le idee abbastanza chiare, o sia stato ben orientato e vuole fare un mestiere, non vuole passare tanti anni a studiare, ma vuole il più possibile, prima possibile, finalizzarsi al mondo del lavoro, con noi può, ed è assolutamente un percorso di obbligo scolastico, cioè una vera scuola. Non è, una volta era, tanti anni fa, non dava l'obbligo scolastico, ma ora c'è l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Quindi bastano 2 anni da noi, come 2 anni in qualunque scuola superiore statale, ad avere assolto, diciamo, l'obbligo dei 16 anni. Poi esiste l'obbligo formativo che arriva fino ai 18. Quindi il nostro target ideale per quanto riguarda la formazione degli adolescenti sarebbero proprio i ragazzini che escono dalla terza media, come tutte le scuole, anche le statali, chiaramente. Purtroppo a volte non avviene, proprio perché c'è una insufficiente conoscenza di questo settore, di queste possibilità, anche se noi, come tutti gli altri centri di formazione, cerchiamo di pubblicizzarci, cerchiamo di andare anche nelle scuole, nelle medie, a parlare alle classi, a parlare ai professori. In ogni scuola statale dovrebbe esserci un referente dell'orientamento. È l'orientamento la parola magica. Perché ti ho detto ma scriviamo quale scuola per quale allievo? Perché la cosa fondamentale sarebbe cercare di capire, aiutare il ragazzo o la ragazza a intraprendere la strada giusta, e a 14 anni sappiamo benissimo che è molto difficile. Però c'è qualcuno che ha già abbastanza le idee chiare, o quantomeno sa che non vuole studiare, per cui perché costringerlo in un percorso
diciamo che lo fa entrare in malessere, non è il suo percorso. Certamente l'orientamento è un momento cruciale e molti di noi magari possono ricordare il fatto di aver sbagliato scuola. Anche io tutto sommato ho sbagliato scuola. E all'epoca era appunto un concetto molto, molto più aleatorio l'orientamento e soprattutto l'offerta formativa era molto più ridotta, no? Ti ricordi che c'era il liceo classico, il liceo scientifico, il linguistico a integrare e poi c'erano i tecnici e c'erano i professionali, cioè non è che proprio adesso mille cose, scienze umane, indirizzi molteplici, per cui ora da una parte è più difficile, no? Però puoi imbroccare magari un po' più facilmente e soprattutto se anche fra virgolette si sbaglia non dovrebbe essere vissuto come un fallimento. Perdere un anno, perdere due anni, certo, a perdere due anni, ma magari invece guadagnare qualcosa, guadagnare la consapevolezza che c'è un percorso che non fa per me e che quindi posso dirigermi altrove. Purtroppo in molte famiglie questo è vissuto come un dramma e quindi molto spesso i nostri utenti, invece di essere ragazzini di diciamo post terza media, sono già più grandicelli, sono pluribocciati magari o comunque hanno abbandonato dei percorsi. Perché va bene, hanno capito che non facevano per loro, ma a volte la loro autostima è molto bassa, perché l'hanno vissuto proprio come un fallimento. E proprio qui arriviamo un po' a un problema, diciamo, culturale. Molte famiglie ritengono che mandare i propri figli a fare un mestiere sia qualcosa di squalificante, qualcosa che ti toglie assolutamente il prestigio e il valore. E quindi tante volte costringono e rovinano anche la vita dei loro figli, costringendoli appunto a studiare, cosa che alla fine poi non fanno di fatto, o fanno molto male, molto di malavoglia, e ne distruggono anche tutto l'entusiasmo, tutte le capacità che potrebbero essere incanalate in un percorso più specializzato. Questo non significa che dobbiamo farli rimanere ignoranti, assolutamente. Su questo si aprirebbero capitoli immensi, perché la società è in grande trasformazione. Io, come ti dico sempre quando ci incontriamo, mi tocca insegnare i 5 continenti ai 16 anni, perché incredibilmente, soprattutto la geografia, io sono un insegnante di storia, geografia, italiano e materie simili, comunicazione, è incredibile, hanno passato 8 anni a scuola e certi non sanno neanche dov'è La Spezia, dov'è Savona, cercano Roma al nord Italia. Non ti parlo della matematica perché non è la mia materia, ma potremmo entrare in storie raccapriccianti che non ti dirò magari ora, ma se vuoi me le raccolgo per la prossima volta. Volentieri. E quindi a questo punto, se siamo, cioè, certamente non sono tutti così, però vuol dire che qualcosa è andato storto, no? E soprattutto quando ti arrivano questi ragazzi già depressi, senza entusiasmo, senza voglia, no? E quindi noi soprattutto facciamo un lavoro di ridare stima, ridare, diciamo, valore, e soprattutto anche facendoli concentrare su un percorso che è più tendenzialmente più pratico che teorico. Cioè c'è tanta teoria ugualmente, soprattutto la teoria collegata alla pratica. Noi non abbiamo programmi ministeriali, lavoriamo in altri modi, con le unità di apprendimento in particolare, quindi sono percorsi, diciamo, compiti multidisciplinari in cui noi insegnanti interagiamo molto e i ragazzi si trovano a vedere subito l'applicazione di quello che fanno. Ti faccio un esempio, io lavoro in questa per esempio noi abbiamo l'indirizzo di falegnameria, siamo gli eredi di una scuola storica di falegnameria di Arenzano e abbiamo il settore anche operatore turistico. Per gli operatori turistici si apre tutto un ventaglio di pratica, simulazioni nelle varie lingue, facciamo finta che tu sei il cliente che viene a prenotare l'albergo e quindi poi gli devi fare la fattura, gli devi far pagare quanto ha pagato, quanto ha consumato, quante notti è stato, calcola, e in che lingua gli devi parlare, se è francese gli dovrai parlare in francese, e da dove viene, dove vuole andare, gli devi preparare un itinerario qua in Liguria, quindi ci sono tantissimi collegamenti fra le materie. Io tra l'altro mi aggancio a una cosa che, scusa se faccio un passo indietro, ma una cosa che apprezzo molto, che
ha risvegliato considerazioni che avevo fatto in passato in merito al concetto di tempo perso legato a quello che è la definizione di un percorso individuale, e insistere in una dimensione di indeterminatezza o essere soggetto a, come dire, tu parlavi di ambizioni nel senso abitudini familiari che non agevolano la consapevolezza di quello che può essere la scelta di un percorso di studi, è sicuramente un dato molto critico. E il tempo perso è quello non di fare una scelta e poi magari fare anche un passo indietro, ma di insistere per abitudine, per tradizione, un determinato percorso. Perché dico questo? Perché io credo che nel momento in cui hai menzionato persone che arrivano anche disorientate da un punto di vista anche formativo e affrontano con voi non solo l'avviamento a un indirizzo pratico, pragmatico, ma ricevono anche un'attenzione a definire quella che è la loro, a completare la loro personalità, le loro aspettative, beh, se dopo 2 anni scelgono di continuare un percorso verso una determinata attività lavorativa, avrete conseguito il vostro obiettivo. Ma dal punto di vista dell'accompagnamento alla formazione, se loro decidessero che la scelta di intraprendere un'attività lavorativa di un certo tipo non è più in linea col proprio orientamento, la propria formazione, non avranno perso 2 anni, avranno guadagnato gli anni che in futuro avrebbero speso a rammaricarsi per aver fatto una scelta sbagliata e potrebbero riprendere un altro corso di studi che 2 anni. Ecco, se usciamo un po' dalla logica efficientista per cui uno deve fare tutto subito con le idee chiarissime a 14-15 anni, forse, e magari insistendo più su una logica veramente di formazione continua, allora non c'è tempo perso, c'è possibilità di cambiare strada, recuperare, accelerare e poi magari raggiungere, recuperare il terreno tra virgolette perso. Quindi no, scusa, ma volevo commentare questo aspetto perché è un qualcosa di importante che va a impattare sulle probabilmente anche sulle suggestioni che ricevono i ragazzi di quell'età. Il loro disorientamento non è solo formativo, ma a volte anche educativo, magari di natura familiare. Beh, guarda, tante volte serve da educare soprattutto le famiglie, diciamo così. Cioè, noi proprio puntiamo sul discorso di dare valore. Intanto noi come funzione siamo antidispersivi. Cioè, il ragazzino che si è disamorato completamente della scuola o non se n'è mai innamorato, l'ha vissuta come un'esperienza brutta, magari anche per motivi che esulano dalle materie in sé, magari ha vissuto episodi di bullismo o di emarginazione, o ovviamente poi si apre dislessie, disgrafie, 104, tutte le possibili difficoltà che può avere un ragazzo, no? Certificate, quindi che vanno prese in carico nel modo adeguato, naturalmente. Però qualunque sia la causa, che può essere una causa anche purtroppo familiare, no? Di una storia familiare difficile, a volte molto difficile, qualunque sia la causa, il punto è tu hai valore e qualcosa che puoi fare bene, che ti può piacere, la puoi trovare, quindi lavoriamoci. Il fatto che in Italia un po' la formazione sia disconosciuta intanto e trattata un po' come il rifugio, un peccatorum, perché in effetti alla fine è un po', diventa l'ultima spiaggia, viene considerata l'ultima spiaggia, no? Ti mandano quelli che non riescono più a farne niente, salvo lasciarli a casa abbandonati sul divano davanti alla qualche device, ok? Quindi se noi riusciamo a far sì che il ragazzino tutto sommato riprenda a venire volentieri, un po' perché socializza, ma un po' perché comunque comincia, non viene, diciamo, oppresso e viene considerato come un qualcosa di portatore di valore, di capacità. Quindi è tutto principalmente un lavoro sulle cosiddette competenze trasversali, che sono prima di tutto la considerazione di se stessi, lo stare in mezzo agli altri, quindi non mandare a quel paese il capo, il compagno, il professore, arriva puntuale, più o meno ce la facciamo poco per volta, e poi dai, proviamo anche a terminare questo compito, a fare delle cose, ci puoi riuscire. Quindi molto prima che la parte, diciamo, di istruzione, viene una parte, tutto ciò che sta insieme. Poi è chiaro che se un ragazzo e una ragazza sono abbastanza strutturati e vogliono andare a un liceo, a una scuola tecnica dove si fa la teoria, si comprano i libri, si segue un programma ministeriale, benissimo, però deve essere un qualcosa che sentono, che gli risuona, che calza su questo ragazzo, questa ragazza. Se non è così,
si rischia la dispersione scolastica e quindi l'abbandono, i famosi NEET, che poi alla fine non capisci dove finiscono e per i quali bisogna inventarsi qualche progetto ad hoc, tipo Garanzia Giovani, che cerchi di ripescarli, ma chiaramente più anni passano, più è difficile. E quindi sarebbe fondamentale davvero un cambio culturale, soprattutto nelle famiglie, ma anche nei messaggi che arrivano in generale nelle famiglie. Quindi al prestigio, no, ma come, no, mio figlio, figuriamoci a fare un mestiere. Ma se può diventare un idraulico felice, perché lo devi far diventare un qualcosa che non è niente di infelice, di mal vissuto? E quindi ti dico, è un problema principalmente culturale e noi ci scontriamo anche tanto con queste situazioni, con queste famiglie che magari capiscono, arrivano perché sono proprio disperati, non sanno dove altro mandarli. In molti casi invece no, non è così, ci sono questi ragazzini e queste ragazzine che proprio amano. Noi abbiamo una falegnamina bravissima, per esempio. E ti devo dire una cosa importante, noi da un lato certamente dal lato teorico non dobbiamo neanche compararci con una scuola statale, perché non è la nostra mission, il nostro obiettivo è formare dei futuri lavoratori. E noi in seconda, in terza e poi in quarta, per chi fa anche il quarto anno, li mandiamo proprio come stage curriculare un intero mese in azienda. E non è la famosa alternanza scuola-lavoro, tanto contestata, tanto critica, non c'entra nulla. Questo è proprio il core della formazione professionale. Quindi noi siamo tenuti in queste 990 ore di corso, tranne il primo anno, che è un anno di indirizzo, di orientamento, quindi gli indirizzi non sono ancora scelti, vengono un po' assaggiati, però dopo che si fa la scelta definitiva dell'indirizzo, dalla seconda in poi si va in azienda e quindi tu devi immaginare il ragazzo di 16 anni, una ragazza di 15 anni, già in un ambiente lavorativo dove ovviamente sono super tutelati, con un tutor aziendale. Queste aziende sono convenzionate con noi da tantissimo tempo, ogni ente di formazione ha il proprio parco aziende, no? Quindi chi fa la logistica avrà le aziende del porto, chi fa appunto la falegnameria avrà i falegnami, i turistici abbiamo gli hotel, la ristorazione abbiamo i ristoranti, eccetera, eccetera. E quindi queste sono aziende conosciute, con cui c'è una convenzione stipulata sotto gli occhi della regione, e queste esperienze per i ragazzi sono fantastiche. E tu vedi già il ragazzino 16-17 anni che ha già passato 2-3 mesi in un'azienda vera, non sostituendo un dipendente, ma facendo, imparando, facendo delle cose nella realtà, è tutta un'altra cosa, okay? Ha di sé anche una stima completamente diversa. E nulla toglie che poi si rinnamori della scuola, continui, perché il percorso è fatto così: 3 anni per prendere la qualifica professionale, questo anche negli istituti professionali statali. Cioè, il terzo anno c'è un esame regionale, no? Con tutti i crismi, con un commissario esterno, un presidente, eccetera, e si prende questa qualifica professionale che vale in tutto il territorio nazionale. Se si vuole continuare, se è uno statale, continuano fino al quinto magari. Da noi esiste il quarto anno, che ti dà un diploma tecnico, quindi non è più un operatore A, ma è un tecnico D. Fatto il quarto anno, che questo diplomino tecnico, c'è un altro esame, quindi l'esame del quarto anno. Poi con noi hanno finito, al di là di tenere i contatti, magari avere qualche sbocco per qualche altra azienda che può proporre dei tirocini, eccetera, ma con noi hanno finito, e però possono riscriversi a uno statale e fare il quinto anno e prendersi la maturità. E noi abbiamo tanti ragazzi che comunque alla fine lo fanno. Certo, il salto è un po', no? Anzi, già dal quarto anno, se vogliono, possono ripassare allo statale. Noi non abbiamo ovviamente lo stesso modo di lavorare, quindi loro non sono più tanto abituati ad avere magari libri, compiti a casa, eccetera. Però si mettono lì, ce la fanno, molti di loro, dei nostri, passano la maturità, e noi quest'anno per esempio ne abbiamo uno che è andato all'università. Perché quindi no? Quel discorso che si faceva prima del comunque metterli in condizione di avere sempre nelle proprie mani e in modo consapevole il proprio destino, che è qualcosa che va anche oltre, ma è sostanziale, va oltre la didattica, ma è sostanziale per la persona. Tra l'altro mi facevi pensare, perché poi ascoltandoti si affollano le idee. La prima è che per come è strutturato anche
per la durata della formazione che voi offrite. Intanto permettete eventualmente la scelta di percorsi alternativi, come si è appena detto, e secondo me permette anche di superare quello che può essere un po' un limite, proprio legate alle abitudini delle persone rispetto al loro modo di leggere i tempi. Mi spiego. Le famose infornate universitarie, per le quali in determinati anni vengono, per questione di modo, perché si risponde al mercato, vengono generati laureati in determinate materie, finché poi, dopo che è finito il ciclo, si genera un'inflazione rispetto alla domanda di queste figure, e allora si passa a un altro ciclo. Diciamo che un tipo di formazione come quella che offrite voi, molto più immediata nei tempi e molto più indirizzata, supera un po', può compensare un po' queste abitudini, queste risposte, questi bias cognitivi rispetto a quello che chiede il mercato e che le famiglie magari metabolizzano in modo errato e a loro volta determinano scelte un po', non dico imposte, ma fredde rispetto all'esito scolastico o all'esito scolastico dei propri figli. Quindi diciamo che in qualche modo un ulteriore vantaggio del vostro tipo di formazione può essere quello. Sì. È un'altra cosa, scusa, per chiudere un altro spunto. Sì. Sembra che non soltanto voi realizzate un'attività didattica formativa, ma che, non dico vi sostituiate, ma che esercitiate una funzione sociale che probabilmente non viene esercitata da altre realtà. Assolutamente sì, noi abbiamo una funzione assolutamente sociale. Come ti dicevo, abbiamo tanti casi, insomma, davvero difficili, ma non magari difficili in quanto il ragazzo, ma proprio la storia che ha alle spalle. Abbiamo tanti ragazzi che vivono in comunità, e quindi noi, per esempio, non, in questi casi non possiamo relazionarci con i genitori, ci dobbiamo relazionare con gli educatori. E molto spesso noi stessi facciamo funzione di educatori. Purtroppo i vuoti, proprio vedi proprio un vuoto enorme in questi ragazzi, che spesso hanno anche tanto bisogno di affetto, di essere visti, di essere comunque ascoltati. Quindi lì va un po' in secondo piano l'aspetto di ti devo insegnare, dobbiamo seguire questo programma a tutti i costi. C'è molta personalizzazione, molta pazienza e comunque anche a seconda, ripeto, l'orientamento alla personalizzazione è fondamentale, intanto perché abbiamo classi molto disomogenee, questo ovviamente non rende le cose più facili. Disomogenee per età, perché come ti dicevo, noi sul primo anno possiamo avere, come dovremmo avere, il 14enne, come abbiamo 15enne, 16enne, 17enne, fine 18 no, però ecco, diciamo che capisci che però dai 14 ai 17 ce ne passa di differenza come età, e ragazzi e ragazze, vabbè, chiaramente a seconda dell'indirizzo, in certi indirizzi sono quasi tutti ragazzi, quasi tutte ragazze, però poi c'è un florilegio, diciamo, di appunto disgrafie, dislessie, disortografie, bisogni educativi speciali, disturbi d'attenzione, eccetera eccetera, e poi le 104 chiaramente. E tutto questo in una stessa classe, capito? Quindi noi usiamo tanto le codocenze, le copresenze, facciamo tutto quello che possiamo. Tante volte bisognerebbe essere in tre o in quattro in una classe sola, eh? Quindi ovviamente, ripeto, la parte del semplice trasmettere i saperi purtroppo viene un pochettino dopo tutto il resto, invece che anche perché altrimenti non trasmettiamo un bel niente, perché il ragazzo è impossibilità, o la ragazza non ce la fanno proprio a seguire, no? Se hanno un disagio, un malessere, eccetera. Quindi certamente noi non dovremmo sostituirci né ai genitori, né alle balie, né agli psicologi e tutto quanto. Vorremmo fare dei formatori e certe volte purtroppo dobbiamo fare anche, insomma, allargare leggermente il ruolo e farci aiutare chiaramente nel caso da dei professionisti. Quindi certamente, come ti dicevo, purtroppo in Italia tante volte noi abbiamo il vero rifugium peccatorum. Cerchiamo di farci il meglio possibile di questi ragazzi, di solito abbiamo tanti tanti successi, oltre che umani, cioè abbiamo quasi sempre dei buonissimi rapporti con questi ragazzi. Ma anche proprio poi della riuscita che hanno. I giovani di ora, è inutile che ce lo ripetiamo, sono completamente diversi da come eravamo noi, completamente.
molto diversi e sembrano venire da un altro pianeta. Ti assicuro che a cominciare dal linguaggio, dalla forma mentis, ma le cose più piccole, no? Te ne dico una, la maggioranza di loro non sa usare un dizionario, nel senso che la ricerca alfabetica è una cosa loro quasi sconosciuta, cioè loro ricercano per parole chiave. Non lo sanno fare, cioè tanti l'alfabeto insomma lo sanno e non lo sanno, non sanno leggere l'orologio analogico da qualcuno, no? Capito? Vengono da un altro, quando dico queste cose dicono vengono proprio, sono cresciuti in un'altra maniera completamente, quindi per noi è una fatica naturalmente, perché invece noi abbiamo almeno noi diciamo ultra 40, sul 40 abbiamo vissuto il primo pezzo di vita e di scuola in un altro pianeta che non esiste più, quindi già bisogna un po' adeguarsi a questo mondo, e poi però anche valutare la tenuta del ragazzo, nel senso che cioè, questi giovani appunto hanno delle fragilità che magari avremmo anche noi al loro posto, cioè noi non abbiamo mai vissuto, a parte la pandemia, la DAD, la FAD, lasciamo perdere, periodi orripilanti, micidiali, infatti questa modalità mi è molto familiare, e il periodo della DAD è stato un brutto sogno, cioè, poi ci ha lasciato tante cose, tante competenze nuove, siamo diventati praticamente dei presentatori radiofonici, facevamo le sedute spiritiche, un po' di tutto, perché dovevi farli emergere dall'oscurità, cioè, guarda, lasciamo stare, però ecco, la tenuta dei ragazzi, cioè la loro fragilità, anche un po' la paura, la difficoltà di vivere in questi tempi così, così complessi, con questi social, per loro sembra che ci nuotino, ci sguazzino, ci sguazzano, però in realtà hanno tante tante ansie, quando non panico, e insomma veramente delle difficoltà che magari noi al nostro tempo, alla loro età, non avremmo avuto in questo modo. Quindi quando anche la riuscita è buona e fanno appunto una bella figura in azienda, si trovano bene, gli piace, tornano dallo stage che dicono prof, troppo bello, adesso di nuovo nei banchi, che buffa, e quello dovrebbe essere, no? Dovrebbero tornare contenti e non voler lasciare l'azienda, no? Qualcuno invece no, dice non vede l'ora, perché facevo molto meno a scuola, lì mi facevano lavorare, beh certo, d'accordo, cioè, ognuno ha i suoi tempi di maturazione e qualcuno molto 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 più lenti. Però poi ti chiedi, e io quello che mi chiedo, cosa sarà del loro futuro, cioè quanto sarà la loro tenuta appunto, no? Perché poi il mondo del lavoro significa veramente che ogni mattina ti devi alzare a quell'ora, ogni mattina ci devi arrivare e devi tenere duro fino alla sera. Non lo so, si aprirebbero altri discorsi che adesso non è la sede per fare, nel senso che l'argomento era proprio far capire che bisogna farlo bene questo orientamento e dovrebbe partire dalla famiglia, e se la famiglia non è tanto in grado di capire bene cosa fare, bisogna che si affidi, no? Che ci siano dei professori o insomma degli esperti. E a Genova l'orientamento è soprattutto il salone orientamento, no? Più o meno è una cosa che conoscono tutti. Ai magazzini del cotone a novembre ci sono queste 3 o 4 giornate in cui c'è questo allestimento gigantesco dei magazzini del cotone con tutte le scuole di formazione, anche poi post diploma, no? Quindi possono essere, ecco, per esempio noi facciamo gli operatori sociosanitari, che è una specializzazione per gli adulti molto richiesta in Liguria, no? Molto, molto diffusa, molto utile. Sono corsi da 1000 o 1200 ore a seconda, quest'anno addirittura sono stati finanziati, di solito costano 2500 euro più o meno, e quindi dura un anno con 3 o 4 stage tirocini diciamo nel percorso, e chiaramente è un investimento che tantissima gente ha fatto perché il lavoro poi lo trovi. Quindi anche la formazione degli adulti ha un peso importante, no? Noi, per esempio, abbiamo una nostra ex allieva del triennale che ha fatto il quarto anno e adesso sta facendo l'OSS. Ha fatto proprio, ha detto non ci vuoi abbandonare, sei stata troppo bene con noi, tutte te le stai facendo. E poi ospitiamo anche i vari progetti goal, orientamento, colloqui, insomma, a seconda di come sono poi gli accordi con la regione, di qual è il progetto che c'è nel periodo. Quindi non parliamo solo di ragazzini.
Va bene, Valentina, io ti ringrazio perché hai dato un quadro estremamente chiaro di quello che è la vostra mission, di cosa fate, e ripeto, credo che la cosa più importante che sia dal punto di vista anche umano, che è emersa dalla nostra chiacchierata, e che il tuo lavoro appunto non si limita a una dimensione didattica, ma questi centri di formazione sono qualcosa che vanno addentro la società, i ragazzi, in modo estremamente efficace, più di quanto altre realtà o situazioni sappiano fare, ed è un tassello del sistema di formazione a cui difficilmente si può rinunciare. Per cui ti chiedo, se ti farà piacere, perché siccome molti saranno sicuramente interessati a sapere di più di questa realtà, magari di fare un'altra chiacchierata, trattando sia magari di aspetti puramente tecnici, no? come avvicinarsi alla vostra realtà, magari possiamo offrire anche un'idea dei passi, dei contatti che si devono stabilire per poter iniziare un percorso, magari suggerire alle famiglie come dialogare con i ragazzi per accompagnare e presentare un'offerta qual è la vostra, e magari, senza chiaramente fare nome nel rispetto delle persone, della privacy, magari raccontare qualche storia di successo, ce ne saranno tante, che sicuramente andranno a completare un po' il quadro che hai delineato. Per ora ti devo ringraziare perché abbiamo evolato questa mezz'ora, e quindi spero di poterti avere presto per fare ancora un altro pezzo del tuo racconto. Molto volentieri, molto volentieri. Noi diciamo che insomma affrontiamo il disagio tutte le mattine, perché appunto siamo immersi in questo misto, no, di difficoltà, di emozioni degli adolescenti, di storie di vita, però noi in questo disagio ci nuotiamo, lo affrontiamo, e di solito ne veniamo fuori anche con delle belle storie, con dei bei rapporti e con delle belle riuscite per questi ragazzi. Va bene, allora complimenti per il tuo lavoro, grazie a nome di tutti coloro che sicuramente avranno beneficiato e che beneficeranno, quindi tassativamente dobbiamo organizzare un'altra chiacchierata. Stanchi alla sera, soprattutto tu, si può capire che le energie che tu dedichi al tuo lavoro eccedano quelle della semplice, diciamo, lezioncina, per cui a maggior ragione grazie per averci dato questa mezz'ora. Grazie a te, Matteo, ci vediamo presto. Prestissimo. Ciao Vale, buona serata. Anche a te. Che cos'è Genezia? Genezia è una città immaginaria, e dunque ve la immagino un po' come voglio io. Di notte, durante un blackout e un diluvio. Nera notte fonda è lo spazio che l'accoglie, che la descrive. È il mio romanzo d'esordio. Lo trovate su Amazon.